Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Ultimate Atom Caverns of Chaos, un gioco, Atom, che è uscito già da qualche tempo nel 2020 in Closed Alpha. Lo potete acquistare e provare per $19,99. Resterà in Early Access per tutta la durata forse di quest'anno. Entro comunque fine 2021 il gioco uscirà. Vi avevo portato il vecchio Atom tempo anni fa, credo, ed è un gioco molto interessante perché potevate giocarlo sia in, diciamo, in veste grafica che in caratteri ASCII. Questo è un gioco un po' diverso. Una volta finito, sappiate solo che vi permetterà di avere ben 60 alberi di abilità diverse e potervi creare personaggi assolutamente unici. In questo titolo esploreremo le caverne del caos. Il gioco al momento è in inglese, hanno aggiunto altre lingue, però non so dirvi sull'italiano, purtroppo. Il gioco lo inizieremo dal tutorial, sappiate solo che appunto quando uscirà avrete oltre a tutte queste abilità ci sarà anche la fame, la corruzione dell'anima, insomma tante cose varie, ma dette così non vuol dire molto, quindi inizieremo il tutorial insieme per capire che cos'è. Il gioco ovviamente ora costa $19,99, ma a detta degli sviluppatori aumenterà in vista dell'uscita. Quindi pensateci bene, magari se poi il video vi piace. Benvenuto al tutorial, usa i tasti indicati del movimento per muovere il tuo personaggio. Alternativamente puoi, e non ho letto, ma penso sia cliccare. È il classico movimento, vedete, a turni. Quando siete fermi non succede nulla. Mi ha colpito una roccia, mi ha fatto male. Per recuperare dal danno devi premere la barra spaziatrice o premere shift più barra spaziatrice per riposarci, attendere la completa guarigione. Muovi la porta per pulire, vai avanti, pulire per... Vabbè. Muoviti in direzione del nemico per... Ok. Scusate, ho premuto E che è un tasto. Qualche volta qualcosa bloccherà il tuo progresso o altrimenti vabbè riempirà una stanza come la struttura cristallina che è davanti a te. Alcune strutture possono essere attaccate e non mi fa leggere in tempo, però c'è scritto in basso a destra potenzialmente danneggiate muovendovi contro di esse. Alcune strane strutture e muri richiedono un doppio movimento per essere danneggiate. Prova. Ok, andiamo avanti. Premi tasto E e fai l'azione. Open door, jump o smash the wooden door. No, la apro semplicemente perché dovrei romperla. Wow, hai incontrato un mostro molto pericoloso e cercherà sicuramente di ucciderti. Muoviti dietro l'angolo premendo E o clicca a destra per attivare lo stealth. Sneak. Tieni sempre una distanza di sicurezza del mostro. Attraversare la stanza e andare dall'altra parte. Chiudi la porta così non sarai trovato. Vedete che c'è questo punteggio. No, mannaggia. Close the door. Ok, figata. Stealth è stato disattivato. Hai trovato qualcosa? Abbiamo trovato qualcosa. Vedete lì in basso qui un anello. Per prendere, clicca l'icona o premi F. Io clicco e vedete che l'ho preso. Dopo aver trovato oggetti, potresti volerli equipaggiare. Premi F per aprire il tuo inventario e poi, vabbè, equipaggiali. È un po' schematica questa cosa, non c'è un'immagine, non c'è nulla, però sappiamo che qua ci mettiamo le decorazioni per la testa. Occhiali, mantello, collana, armatura, cintura, armi doppie. Braccialetto, guanti, anello, stivali e arco. Ok, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Uccidi l'orco e loota il corpo. Lo faccio venire di qua. Che poi questo genere di giochi è stato il genere di giochi che andava tantissimo quando ho iniziato col canale. Vedete quanta roba ha? Prendi tutti gli item, armatura, vale, vai. Io prendo tutto. Ok, ora che hai trovato un corpo puoi lavorare con E e fare butchering.
Macellagli il braccio destro. Butcher something, it, no, ma butcher. 9 parti del corpo possono essere amputate. Braccio destro, right arm. Gli hai tagliato un braccio, non dimenticare di raccoglierlo. Ok, lo prendo. Che cacchio me ne faccio io? Qua cos'è che è? Una pergamena di grafting. Prendo. Vai nel tuo inventario. O clicca sul tuo personaggio. E clicca col destro sulla scroll di grafting. Scusami, graft non so cosa voglia dire, però dice di andare nel mio inventario, cliccare, ok, cliccare col destro sulla scroll e ah, ok, mi farà avere una nuova arma. Read the scroll of grafting. Uso una parte del corpo e quindi non ho capito cosa ho fatto, perché allora praticamente adesso fatemi vedere. Leather armor più 2, questo mi dà più 1, però potrei equipaggiare questo. Questo è più 1, no? Questo leather one, ok. Voglio equipaggiare la mazza. E un corpo dell'orco. Ho preso tutto. Non ho capito, grafting, cioè mi ha creato la pergamena di grafting, mi ha creato qualcosa, mi ha creato un'arma. Boh, vabbè, andiamo avanti. Sembra davvero, davvero molto interessante. Ah, dimenticavo, vedete che il personaggio è in 2D e tenendo premuto col tasto destro potete ruotare la visuale. Ora che hai giocato per un po', potresti voler premere l'icona del punto di domanda. Ti spiegherà l'interfaccia. Benvenuto, questo è le informazioni base del tuo personaggio, nome, livello, allineamento, razza, professione. Qui è il tuo valore di schivata, attualmente 14. Questo è il tuo valore di protezione, è correntemente 3. L'armatura, penso sia 2 di uno di elmo e 2 di armatura. I nostri hit point, il nostro power point sono per le risorse magiche, sono una risorsa magica, diciamo, per gli incantesimi, i punti esperienza, i punti sazietà. Ogni turno consumi uno o più punti sazietà, dipende da molti fattori, dalla tua stazza, dalla tua razza, dagli artefatti che potresti trasportare, è un carico eccessivo. Excessive grafting. Non lo so, dovrò capire che cosa vuol dire grafting, è tutto lì il problema. Quando la tua sazietà cala sotto un certo livello, il tuo personaggio diventerà sempre più affamato e questo influenzerà negativamente le cose. Corruption point. Tra l'altro questo pensavo non ci fosse, invece c'è già 0, 1000 punti corruzione provocheranno una nuova corruzione. Corruzione ci muove più vicino alla dannazione, sbloccando interessanti poteri speciali e modificatori delle statistiche. Ah, ok. Va bene. Qui abbiamo le formazioni miscellanee, quindi come l'aria corrente, la velocità, il numero di turni che sono passati, quanto trasportiamo e così via. Questo invece è l'inventario. Mostra il tuo limite dell'inventario. Può essere equipaggiato attualmente. Stai trasportando 14 oggetti con te. Per il tuo livello di ingombro, puoi trasportare tra 0 e 24 oggetti. Ah, ok. Se poi abbiamo delle cose in più, possiamo trasportarne in più. Andando su. Diciamo sopra i 24, diventiamo burned, strained, very strained, overburned e crushed con 93 oggetti. Ci muoveremo probabilmente lenti o avremo dei malus pazzeschi. Questi sono i punteggi. Ok.
qui indica ok, che cosa mostrare nel gioco e nel log. Questo mostra il menu azione. Questo è gli oggetti, insomma, con Z possiamo cambiare la melee, l'arma melee. Con la R invece ha un menu che ci permette di ripetere l'ultima azione. Quest'area è chiamata l'area di accesso veloce, puoi trascinare skill, oggetti, incantesimi e attivarli rapidamente con la rispettiva icona. Questa mostra che cosa c'è sul terreno, questo è il log, questo è icone per l'autoesplorazione della mappa, per viaggiare, per località straordinarie come vie, scale, insomma. Mostra miniatura, ok. E il menu pausa, perfetto. Abbiamo spiegato tutto, abbiamo finito, ok, perfetto, andiamo avanti. Cacchio è questo? Il coffin, la barra sembra molto pericolosa. Non aprirla. Muovila per spingerla nella lava. Ok. La bestia dall'altra parte della lava sembra veramente molto pericolosa. Per... devi avviare la modalità targeting premendo T o cliccando col sinistro. Ok. Ah, con la T. Ah, ok. È mancata. Spettacolo. E la lava è molto pericolosa perché attraversarla perché è incredibilmente calda. Assicurati che tu stia indossando l'anello che hai trovato e salta. Vediamo un attimino che anello abbiamo trovato, perché it resistant ci protegge, ok, va bene. Quindi proviamo col tasto, cos'era, la E, jump qui, ok. Abbiamo avuto danno, sì, abbiamo preso un po' di danno, no, in realtà non è vero, perché avevamo l'anello, quindi quel calore che veniva su ce l'ha dissipato l'anello, però voglio montare questa, ok, va bene, andiamo avanti. Allora, io ricordo che ero già stupito dal primo Adam, ma questo lo trovo veramente figo, tanto figo. Nell'altro c'era un mondo aperto, qua invece credo sia più localizzato queste caverne, però, cavoli che spettacolo. Prendi la runa, è molto importante per i tuoi progressi. Quando è applicata a un'arma melee, aggiunge un D6 di danno. Aggiunge 8 D6 all'integrità contro tutto quello che è fatto di terra o pietra. Vabbè, la raccolgo. E qui invece... dig... allora dice, dig through the market wall with your enhanced weapon. Scusami, devo potenziare un'arma. Quindi clicco, no, c'è drop. No, posso trascinarla su un'arma? Sì. Ok, quindi... posso scavare qui? No, voglio attaccare lì. No, mettimi in anello. No, devo capire come si fa. Perché cliccando su me stesso, ok. E... baccia something, hit, jump, no? Voglio scavare, devo scavare qui, ma non capisco come si fa. Salto qui. Ah, posso mutilare ancora ulteriormente il corpo che ho portato con me. Ma no, mannaggia, non riesco a capire cosa devo fare. Ok, vai al tuo inventario. Quindi attiva la runa, trascinandola su una delle tue armi melee.
It is an answered weapon. Aspetta. Che spettacolo. No, ma io devo scavare in cima lì. Infatti. Ah, bello. Allora, caratteristiche decorative in un dungeon, come la barra vicino a te, può essere smashed, distrutta, premendo ok, ma ha le tue conseguenze. Smash. Ok, non so che cosa ho fatto, vediamo. Va bene. E qua non c'è successo nulla. Attenzione, una massiccia e imbattibile mostruosità blocca l'uscita di questa stanza. Hai bisogno di raggirarla. Tieniti lontano e prendi la pozione che c'è sul pavimento. Ma cos'è sta pozione? Teleportation, il tè del teletrasporto. Che grande pozione. Può teletrasportarti da qualche parte random quando la bevi, ma non ci sono garanzie che tu sarai in grado di bypassare il golem di pietra bevendola in pratica. Dovrai fare qualcosa di più intelligente. Vai nel tuo inventario e coti che... Ah, ma questa è una genialata. Praticamente dice che in pratica se noi possiamo fare anche il contrario. Cioè praticamente questa è una genialata assurda. Noi prendiamo la nostra pozione, la trasciniamo sull'arco. L'arco praticamente viene potenziato con la pozione di quello lì. Viene usato come proiettile. Importante modification. Coated dovrebbe voler dire imbevuto di tè del teletrasporto. Quindi tecnicamente premendo T noi dovremmo select a target to... fatemi vedere. Cioè che genialata, lo ha teletrasportato da un'altra parte. Vediamo se è ancora imbevuto. Sì, è ancora imbevuto. Cioè possiamo il flusso d'acqua davanti mostra una corrente. Devo saltare, quindi. E posso splash out? Posso sommergermi? No, non me lo fa fare. Salta di là. No. Qua. Ah, ok, mi sposta in automatico. Ok, non dovevo saltare, bastava leggere in effetti. Qualche volta le cose vanno male e ora sei in guai, nei guai, come tra qualche secondo, ok? Quindi che dobbiamo fare? Appaiono un sacco di cose ostili. Vai alla porta. Mamma mia, quanti che mi inseguono. Hai trovato una via. Usa E. Sì, come ci diceva prima, quando troviamo delle scale, ci clicchiamo sopra. E andiamo via. Salve. Senti come se il creatore di questo dungeon ti abbia condotto a una trappola mortale. E con questo il tutorial è finito. Ora gioca al gioco vero, ricordandoti la lezione che hai imparato. Cioè, in sintesi, siamo praticamente morti. Mi scusi? Va bene, qua abbiamo finito il tutorial. La cosa interessante è che qua possiamo vedere i personaggi principali o andare a crearne uno. Vi voglio far vedere quest'ultima cosa perché poi
c'è, ci sono i caratteri, i personaggi predefiniti, i character predefiniti. Adesso saltiamo tutto, vediamo, vedete che qua sono i personaggi predefiniti con cui cominciare. Adesso sta già creando tutto e si comincia, no, non volevo lui però. Forfeit game, sì, torna al menu principale, voglio far vedere un'altra cosa. Voglio far vedere il custom charter. Praticamente qua ci porta in un altro menu dove possiamo andare a creare il nostro personaggio scegliendo la fazione, tra diverse fazioni, il nostro genere. Non so che cosa vogliano dire, però ci danno dei bonus in base a quello che scegliamo. Se la nostra razza, elfo scuro, elfo alto, umano, nano di montagna, orco, rattling, troll, la professione, l'avventuriere o avventuriero, vabbè, l'arciere, l'assassino, il cavaliere del caos, il combattente, il prete, il wizard, il mago. E qua si vanno a mettere tutte le skill, come ho detto ce ne saranno 60 di alberi di abilità. Quindi andiamo nelle arcane. No, vorrei fare le qualcosa di evocazione, piromanzia, divine, protection, martial, mundane. No, non mi sa che non c'è nulla di, però tipo che so, grafting. No, piromanzia. E vedete che poi ci sono tutte quelle da sbloccare. Dare il nome al personaggio e iniziare l'avventura. Ovviamente adesso io non ho dato nessun nome e si comincia così con la Rattling, che è in pratica il topo, come ha deciso lui un nome. E qua abbiamo da fare, vedete, skill da piazzare. Ah, clicchiamo due volte e andiamo a metterle. Poi possiamo trascinarcele sotto senza neanche leggerle. Voglio proprio giusto vedere se c'è un nemico da qualche parte. Qua c'è qualcosa di sospetto. Vediamo, io attacco con uno. Ok, gli ho dato fuoco. Ed anche una discreta soddisfazione. Ovviamente vedete, abbiamo praticamente consumato praticamente tutta la nostra stamina. Posso fare, scusate, ma ho mosso la visuale perché tenendo premuto shift si può muovere il mouse e ruota. Voglio fare control spazio, ora shift spazio, sì. Vedete che mi fermo, mi curo e ho ripristinato anche, io continuo a premere spazio. Vedete che ci vogliono un sacco di turni per farmi ricrescere il mana, però dai, queste sono mani brucianti, questo invece è la palla di fuoco, cioè il dado infuocato. E qua abbiamo trovato oggetti. Il gioco, ragazzi, mi pare veramente veramente figo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo add-on, perché secondo me può valere la pena. 19 euro per gli appassionati di roguelike, può essere interessante. Capisco anche che non lo abbiamo approfondito più di tanto, ma questo voleva essere un video di, diciamo, scoperta, di, per farvi appassionare, mettervi un po' per l'ennesima volta la pulce nell'orecchio su un interessante gioco uscito su Steam. Uscirà in versione definitiva nell'arco di quest'anno, 19,99 il prezzo adesso, poi aumenterà. Non so dirvi però se uscirà in italiano, ma mi sembra abbastanza comprensibile, però dipende sempre dai vostri gusti. Non mancate, come al solito, i commenti qua sotto sul gioco. Alla prossima e ciao ciao!